Noi dell'Italia dei Valori intendiamo innanzitutto denunciare l'anomalia del ricorso continuo e costante al voto di fiducia. In meno di un anno siamo arrivati quasi a 50 voti di fiducia. Ora, ci hanno insegnato a scuola che il voto di fiducia il governo lo chiede proprio per verificare se ha una maggioranza che appoggia il suo operare. Fino a oggi c'era una maggioranza bulgara in questo Parlamento e quindi il voto di fiducia non è stato un voto per verificare la fiducia che il governo ha, ma semplicemente un voto per bypassare il ruolo, la funzione, la responsabilità, gli impegni che la Costituzione assegna al Parlamento. Il Parlamento in quest'anno è stato svuotato delle sue funzioni, per cui qui si viene soltanto ad alzare la mano per dire sto con il governo Monti o sto contro il governo Monti, senza poter entrare nel merito del provvedimento perché ogni volta si mette la fiducia, per ben 50 volte. Oggi è avvenuto un fatto più grave ancora, però. Oggi l'uso del voto di fiducia da parte del PdL viene fatto non in funzione di una valutazione politica, tecnica, ma soltanto come una forma di ricatto. Questa volta la voglio dire. Una forma di ricatto per arrivare ad altre ragioni che il governo evidentemente non vuol dare. E allora io che per un anno intero in questo governo e come unica forza politica che per 5 anni ha fatto sempre opposizione in Parlamento, oggi mi appello al governo affinché non ceda all'ennesimo ricatto del centrodestra. Il centrodestra oggi fa finta di non votare e dice che non vota perché non condivide la politica economica. Non perché non le condivide, ma perché quelle stesse politiche economiche per 5 anni le ha votate. Ma perché in questo scampolo di legislatura sta cercando di ottenere qualche altra cosa dal governo che in uno scatto di dignità questo governo non gli vuole dare. Primo, la legge sulla incandidabilità, signor Presidente. Questa è la verità. Questa è la verità. Il governo sta cercando di dire alle prossime volte che si va a votare facciamo in modo che i cittadini votino, possano votare delle persone che non vanno a Montecitorio per non andare a San Vittore, ma vanno a Montecitorio per servire i cittadini. E purtroppo, proprio per questa ragione, gli viene messo i bastoni fra le ruote da questa finta maggioranza che in questo anno ha detto che lo appoggiava semplicemente perché non voleva andare alle elezioni e ha votato dei provvedimenti che non avrebbe mai votato se non avesse dovuto votare per 50 volte la fiducia. Questa è l'anomalia costituzionale e democratica di questo Paese. Ed io denuncio fortemente l'abuso che si sta facendo in questo momento, anzi il ricatto politico parlamentare che il PdL sta facendo in questo momento nei confronti del governo e non spetta a me dirlo, ma anche nei confronti dei suoi partner di maggioranza, i quali, e mi riferisco al PD in particolare, con coerenza per loro scelta, noi abbiamo fatto un'altra scelta, legittima anche questa, ci verrà riconosciuta, di non condividere nel merito i provvedimenti del governo Monti, ma certamente loro con coerenza l'hanno condiviso e lo stanno sostenendo. Invece il PdL lo condivide se in cambio ottiene qualcosa, così come è successo sulla legge anticorruzione, perché la legge anticorruzione che doveva essere approvata e che gli stessi esponenti del PD hanno detto che ci si aspettavano molto di più, che lo stesso ministro Severino ha detto che si aspettavano molto di più, è dovuto essere approvato al ribasso proprio perché il PDL aveva bisogno di avere una finta legge anticorruzione. Tanto è vero che siamo passati dal 69esimo posto al 72esimo posto nella graduatoria di Transparency International, cioè siamo dopo il Ghana e quindi aspiriamo a diventare come il Ghana nella trasparenza degli atti pubblici. Denuncio quindi questo comportamento
anche per un'altra ragione di quel che sta avvenendo oggi. La verità è un'altra, ed è che questo popolo della libertà non vuole cambiare la legge elettorale. Questo è il tema, ed è questo l'appello che noi rivolgiamo al Presidente della Repubblica, che già 100 volte ha avuto modo di dire che non si può tornare alle elezioni con questa stessa legge elettorale, perché una legge elettorale che bene che vada permette di sbagliare, io lo so qualcosa, male che vada permette di compravendere deputati e senatori e trasforma quest'Aula, lo trasforma in un mercato delle banche. E allora è necessario cambiare la legge elettorale per fare in modo, primo, che ci sia rappresentatività, secondo, che ci sia governabilità, terzo, che ci sia il giorno dell'elezione la certezza che i cittadini danno il loro voto sapendo che lo danno a chi, che una volta dato il loro voto sapremo chi governa, con quale programma, con quale coalizione. È questo l'impegno che l'Italia dei Valori ha preso con gli elettori quando insieme a tanti altri componenti del comitato referendario abbiamo raccolto 1.200.000 firme per permettere tutto ciò, e ancora invano. Ma è anche un'altra ragione per cui oggi siamo in questa situazione di stallo. Ed è la verità che il PD non vuole l'Election Day semplicemente perché vuole in un solo giorno fare delle elezioni per evitare di essere contato prima e vedere quanto poco conta dopo quel che ha combinato nel Lazio, nel Molise e in Lombardia, dove 3 governatori si sono dovuti dimettere proprio perché hanno violato le regole del gioco, anche nella candidatura, anche nelle elezioni. Quando ci troviamo in un paese in cui si violano le regole del gioco per vincere le elezioni truccando le regole del gioco, non siamo in un paese democratico, siamo in un paese truffaldino, siamo in una democrazia truffaldina. Questa è la verità, e allora io mi appello ancora una volta al governo Monti. Noi non condividiamo, signori del governo, il vostro operato, e per 50 volte vi abbiamo negato la nostra fiducia. L'abbiamo negato per un motivo molto semplice, perché riteniamo che i vostri provvedimenti, che devono essere dettati da rigore, equità e sviluppo, in realtà si siano tradotti finora solo in provvedimenti di rigore e solo nei confronti della fascia sociale più debole e più indifesa di questo Paese, anche della più onesta. Noi non condividiamo i vostri provvedimenti perché i vostri provvedimenti hanno portato più recessione, più disoccupazione, soprattutto giovanile, hanno portato cioè una situazione peggio ancora. Ecco perché noi vediamo come stanno i fatti. Qui è stata votata la legge di stabilità nei giorni scorsi, in cui si è fatto credere che finalmente i conti sono stati quadrati. Sono stati fatti quadrare, ma nello stesso tempo i sindaci minacciano di mettersi in massa, le regioni di fare conflitto di attribuzione con la Corte Costituzionale, e abbiamo un giorno sì, un giorno pure, scioperi a tutti i livelli nel Paese. C'è un Paese in rivolta, che da un momento all'altro, dalla protesta arriva la rivolta forte. E su questo, ed è per questa ragione che noi abbiamo bisogno di un governo politico scelto dal popolo, ed è per questa ragione che io faccio un invito al Presidente Monti. Prenda atto che non ce l'ha più una maggioranza, e che potrebbe averla soltanto se si dovesse sottoporre al ricatto che lo stanno ponendo. E oggi stesso, uscito da qui, vada dal Presidente della Repubblica e rimetta nelle sue mani il suo mandato. Lo rimetta, non ceda a questo ricatto. Glielo dice uno che si è opposto a questo governo. Non ceda a questo ricatto, ma vada al Presidente della Repubblica e dica al Presidente della Repubblica che in realtà i provvedimenti che vuole porre in essere sono condizionati da una maggioranza di cui una parte, il PDL nello specifico, è una maggioranza ricattatrice. E il Presidente della Repubblica convochi tutti quanti noi per vedere se c'è la possibilità di ricomporre uno scambolo di legislatura almeno per fare la legge elettorale, o altrimenti domani mattina andiamo al voto e diamo ai cittadini la possibilità di scegliere chi deve governarci e soprattutto chi deve andare a casa, a cominciare dagli incandidabili, dagli impresentabili e da coloro che truccano le carte.